dire che ci sono meno perichito, diciamo. Quelli che Perichito. vanno al... Sì, no, è vero, perché quelli che vanno a Cornelia al Prat, io ricordo quando lo hanno inaugurato, che ci sono andato tanto, tanta gente si è fatto soci delle Spagnol per andare là. La metà di questa gente è gente madridista che per volere andare a cantare Puta Barça e a vedere dopo un pezzo molto economico tutto l'anno tutte le partite della Liga e tutte le squadre si fanno soci, però alla fine perichito, diciamo davvero, non ci sono tanti e ogni anno ci sono da meno, questa è una realtà. Quindi io dalla mia età si inizio a pensare, ci sono qualcuno? Sì, l'anno, per esempio, l'anno scorso ho fatto, no, 2 anni fa, là in Martorell, nella radio, che ho fatto il programma di Peñas Barça e anche faceva il Peñas Espanyol. Sì, conosco qualcuno, e sì, sono questi che conosco, sono rispettuoso, ma dopo arriva la partita del Barça e si trasformano soprattutto in una rabbia di inferiorità, diciamo, perché il Madrid e il Barça si possono guardare, diciamo, nello stesso livello, perché sono una grande squadra, ma l'Espagnol lo sa che no, ma loro hanno questa inferiorità piccola, di questa rabbia di inferiorità, ma sì, io questi perichiti che conosco in Martorell, ci sono gente rispettuosa, gente che le piace il calcio, ma quando arriva la partita dal Barça si trasformano. E questo avanti, quindi quando sono con me, anche sono un po' rispettuoso, ma dopo tu vedi la partita per la televisione, vedi come si comportano tutta questa gente nella grada. È incredibile, è una rabbia incredibile. Io ricordo andare 4, 5, 6 anni fa. Mia, no, esattamente il 2010, quando l'Inter, ricordate che ci ha Sì, eliminato della Champions con Mourinho, un amico merengue, ma soci dell'Espagnol per questo motivo di vedere, cantare Puta Barça, di vedere partite, per questo si è fatto soci, mi ha invitato là, e gente con la maglia dell'Inter, gente con la maglia dell'Inter in un Espagnol Levante cantando Inter de Milan, ma Inter de Milan, però questo è una... Sono inferiori e hanno questo risentimento, diciamo, ma sì, è così, credo io. senti, Gioacchino, a parte ti chiedo un commento su quello che ha detto Albert, perché Albert è di una generazione giovane, insomma, quindi è di queste nuove generazioni, e vorrei sapere da te che ne pensi sulla sua esperienza. E poi dici quello che era quando tu avevi 15, 16, 18 anni, 20 anni, il tuo Vuol dire rapporto. molto, molto tempo fa. No, non siamo vecchissimi oggi. 30 anni fa, 30 30 anni anni fa, fa, sì. 30 anni fa. Com'era il tuo rapporto e come vedevi l'Espagnola e com'era l'Espagnola, i suoi tifosi all'epoca e quello che sono invece oggi? Concordo abbastanza con Albert. Io mi ricordo quando ero piccolo a scuola, nell'aula, nella classe, c'eravamo 40 bambini alla scuola. E forse eravamo 20 culés, 15 madridioti e 5 Madridiotti. perico. 5, per madridioti, sì, madridioti. Sì. 5, 15 madridioti e 5 perico. E in tutta la mia vita, contando la scuola elementaria, il bachillerato, non so come si dice in Sì, le italiano, scuole medie. la scuola Sì, secondaria. secondaria. E l'università, Daria. L'università. sì, la università e dopo la mia vita lavorare, dove ho lavorato, ho conosciuto in tutta la mia vita forse 2 dozzina di spagnolisti, no, non di più, come massimo 24 in tutta la mia vita. Non lo so Madonna. se Albert mi può concordare questa affermazione mia. Però non conosciuto di più. E tutti sono tagliati per uno stesso patrono. Sono gente molto antisociale, sono gente molto arrabbiata con Barcellona e con Catalogna, sono gente contro tutto, sono gente soprattutto arrabbiata, soprattutto anti Joaquín?
Stavi dicendo l'ultimo anti e non ti abbiamo più sentito. Sono gente soprattutto anti-barcellonista, però anche anti-catalanista. Mm-hmm. E sono anti tutto quello, sono tutta la squadra che giocano contro il Barça, sono, loro sono a favore di quella squadra che gioca contro il Barça. Concordo con Albert di il fenomeno de che molti tifosi dello Spagnol sono tifosi del Madrid. Questo è vero che ha detto Albert. Uh-huh. E un'altra cosa che devo dire è che di tutti questi che io dico che sono come massimo due tozzine di tifosi dello Spagnol che ho conosciuto nella mia vita, almeno 10 di questo 24 erano soci dello Spagnol. Invece di tutti i culés che ho conosciuto nella mia vita, pochissimi sono soci del Barça. Di tutti i madridioti che ho conosciuto, pochissimi sono soci del Madrid. Ma invece di tutti gli spagnolisti che ho conosciuto, almeno 10 erano soci e abbonati dell'Espagnol. Questa è una cifra. Perché questa cifra? Perché tu, come l'estadio molto grande, l'estadio di Sarriá, Montjuïc, el estadio de Cornellà es muy grande. Si tú un año no vuoi pagar la cuota de socio del Español, no sucede niente. Tú un año no la paghi, l'anno prossimo ti fai socio un'altra volta. Certo. Invece, questo al Barcellona non si può fare. No. Perché se tu un año, come socio del Barcellona, non paghi la cuota, te vai fuori in strada. Esatto. Invece, l'Español no. L'Español tu paghi, se no un año no puoi pagare. Non paghi, l'anno prossimo lo paghi, l'altro no, así successivamente. E questa è la grande differenza tra l'Espagnol e il Barcellona. Se poi, se vuoi, possiamo parlare della differenza tra Sarriá, ecco, e, a me questo tra Sarriá e Cornellà. A me questo interessa molto e credo che interessi anche a chi ci ascolta, la differenza tra Sarriá e Cornellà. Sarriá si deve dire che è il quartiere più ricco, anzitutto, si deve dire Sarriá è il quartiere più ricco di Barcellona. Esatto. Il quartiere che ha più soldi, dove gli appartamenti sono più cari e dove la gente ha più soldi. E in mezzo di quel quartiere avevano uno stadio bellissimo, 40.000 persone, che ha giocato un Brasil-Italia magnifico del mondiale semifinale, vero? Non c'erano i quarti di finale del mondiale di Spagna. Era una liguilla 3. Sì? E a Sarriá giocavano il gruppo dove c'era Italia, Brasile e Argentina. Al Camp Nou giocava il gruppo dove c'era Germania, Inghilterra e Belgio. Il gruppo del Camp Nou finì tutti in pareggi, se non erro, che la Germania, l'unica vittoria fu della Germania contro il Belgio e quindi la Germania andò in semifinale incontrando la Francia e mentre l'Italia in semifinale incontrò la Polonia. Me lo ricordo bene perché è il mondiale più caro a noi italiani, quindi almeno a me, insomma, quello del presidente Pertini al Bernabeu. Che tira a sì, 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 mi ricordo. Un socialista. Io ero molto piccolo, però mi ricordo. Sì, sì, sì. Io dicevo che il quartiere di Sarriá è il quartiere più ricco di Barcellona, il quartiere di più soldi, sì. E in mezzo di quel quartiere tanto ricco era un stadio molto grande, 40.000 persone, molto bello. E cosa è successo? Che hanno avuto debiti, dovevano molti soldi. Uh-huh. E il presidente Perelló ha dovuto vendere lo stadio e costruire appartamenti. Okay. In quella epoca, ti sto parlando agli anni 80, sì. la composizione sociale dell'Espagnol era basicamente, l'ho detto ieri in Facebook, sì. Era basicamente di destra, era gente di destra. Però di quelli, tanti di quelli, molto erano catalani di destra, sì. E molti erano spagnoli di destra, perché dobbiamo pensare che la dicotomia attuale della società è catalanista, non catalanista. Okay. E la dicotomia in quella epoca era di destra-sinistra. In quella epoca, negli anni 80, a principio degli anni 90, la maggioranza dei soci dell'Espagnol erano di destra. Questo è importante di dire.
però di quelli di destra, un tanto per cento, non lo so qua, non lo so quanto, un tanto per cento erano catalani, un tanto per cento erano spagnoli. Poi, cosa è successo? Fino a nostri tempi, agli anni 10 del secolo XXI, cosa è successo? Che la dicotomia destra-sinistra non esiste più. Non esiste più nella società catalana. Sì, esistono partiti, esiste Podemos, però Podemos, hai visto la rappresentazione che ha? Boh, molto poca. Certo. La dicotomia attuale della società è catalani, blocco catalanista, blocco non catalanista. E in questo settore, adesso, nel secolo XXI, l'espagnolo si è posizionato chiarissimamente nel settore non catalanista. Y de este sector, ¿dónde son la mayoranza de soci del español? Pues, ¿dónde habitan? A Cornellà. Y vicino a Cornellà son el mio país, el Hospitalet, Esplugas, San Boi, el Prat, Cornellà, tutti questi paesi, son paesi de ciudadanos. Clarísimo. Claro. ¿Dónde hanno loro? Hanno el suo, ¿cómo se dice? El suo dove hanno i suoi soci adesso sono Cornellà, Esplugas, San Boi, Viladecans, Castelldefels, El Prat, Cornellà, tutto questo paese. Già non sono la squadra di un quartiere ricco di Barcellona come negli anni 80. Certo. Già non lo sono. Sono la squadra di un paese dormitorio come il Cornellà, paese dove la gente va a dormire. No, il paese dove la gente va a lavorare. Cornellà, che tu lo sappi, che tutti i miei amici, gli utenti lo sappiano, Cornellà è una città dormitorio, esatto. Una città a 50.000 abitanti dove la gente va a dormire e basta. Dormitorio, quindi è una... Sì. È una periferia, sì. dell'area metropolitana una di Barcellona. Periferia che la gente la mattina va a Barcellona a lavorare e la sera torna. Come le nostre periferie. Sì, sì, come le nostre periferie. Anche se poi, ecco, diciamo Cornellà, io la conosco abbastanza bene, ho anche un'amica che vive a Cornellà. Quello che in Francia si conosce come i Ballier. Sì, è sì, una Valdì di Barcellona. Sì, no, non è vero. Esattamente. Senti, Albert, sei d'accordo con l'analisi che ha fatto Joaquin? Sì, Joaquin ha più esperienze, ha più storie che io, però sì, concordo totalmente. Io che a me mi piace anche sapere, io ricordo la mia nonna, che sempre mi spiegava che sono molti, molti culé, soprattutto nella casa del mio padre, che sono soci tutti, e anche c'è una parte della famiglia, i primi da lui, i cugini, che sono molto dell'espagnolo, molto, molto, molto. Ma con questo dico, sicuramente 20, 30, 40 anni fa c'era questa gente di Barcellona città, come dice Joaquin, di destra, ma soprattutto credo che, diciamo, anche ci sono gente di destra nel Barça, però sicuramente c'è una destra più, diciamo, non lo so come dire, più catalanista, mm-hmm. questo è sicuro, e dopo sì, sì. Più progressista, forse più liberale, diciamo. Invece questa destra dell'espagnolo che si vede, la destra classica, la destra di forse diciamo l'estrema destra, questa gente, la destra di, fascistoide, diciamo, votante del PP. Chi è il votante? Chi era votante del PP? Adesso più per questa situazione forse diverso, ma chi era votante del PP in Barcellona 10-15 anni fa? Sicuramente sicuramente è forse questo tipo di gente che è tanto spagnolista, tanto di destra, tanto classista, e che sicuramente sono perichiti. Ma dico, questa è la città di Barcellona, invece 30 anni fa anche c'era gente, o 20 o 10, c'era molta gente, bueno, molta no, ma c'era gente nel resto della Catalogna, in paesi piccoli, ma in paesi, diciamo, catalanista, non diciamo, gente catalana, di famiglia di parla catalana, anche c'erano gente dell'espagnolo, ma credo che questo ogni anno sono meno, perché i figli o si fanno del Barça, perché questo esempio che ti dico della mia famiglia, tutti spagnolisti, questi cugini, ma i figli più piccoli che io, tutti sono del Barça, quindi mm-hmm. si fanno del Barça o invece si fanno del Madrid.
non sono tanti che si fanno dell'espagnol, ma credo che adesso